Il mondo delle concessionarie è ripartito dal 4 maggio, data di riapertura valida per tutta l'Italia. Le attività, come tutte le altre del resto, si sono dovute adeguare a quelle che sono le direttive anticontagio, attuando una serie di misure atte a garantire che le attività di vendita e assistenza avvengano in perfetta sicurezza sia per i dipendenti che per gli stessi clienti. Come si sono organizzate le concessionarie senesi? Quali direttive hanno avuto non solo dal governo ma anche dalle proprie case di produzione? Con le nostre telecamere siamo entrati in alcune concessionarie cittadine proprio per scoprirlo. Innanzitutto troviamo nei vari ingressi, sia quello principale che quello laterale, troviamo guanti in lattice, troviamo tutti i gel che igienizzano, e quindi il cliente quando viene qua innanzitutto si deve ovviamente lavare le mani con questo gel e, se vuole, mettere i guanti in gomma ed avere una mascherina o sua, oppure siamo noi che gliela mettiamo a disposizione. Tutte le vetture sono tutte sanificate, potete vedere anche su ogni vettura c'è proprio un cartello dove spiega la sanificazione che facciamo, quindi ogni volta che una persona, un cliente, visualizza, vede la macchina, dopodiché noi puliamo, passiamo con questo igienizzante dove, diciamo, è salito, dove ha toccato. Quindi questo rende tutti più tranquilli. Della stessa cosa nelle postazioni, dove al tavolo, dove facciamo preventivi, dove facciamo preventivi auto, igienizziamo allo stesso modo. Il calo previsto è sicuramente intorno al 50%, sicuramente. Diciamo che però, nonostante questo, questi primi 7-10 giorni, onestamente, il calo è molto più basso, nel senso che è positivo il trend sia delle persone che telefonano, perché non è tanto gli ingressi, ma ci sarà un buon riscontro da un punto di vista di contatti telefonici, di mail, richieste di preventivo, quindi questo è positivo. Continuo ad essere interessata, e ci ha sorpreso questa cosa, perché pensavamo che non solo non venisse quasi nessuno, ma ci fossero anche poche telefonate. Invece qualcuno viene, e ancora di più le persone telefonano, ci contattano, vedono i nostri servizi che diamo tramite il web store. E questo fa sì che ci siano contatti e contratti. Noi ci siamo preparati secondo le norme e i criteri che il governo ci ha imposto. La concessionaria è stata aperta già dal 14 aprile con il reparto dell'officina, e poi dal 4 maggio ha aperto anche il commerciale. Abbiamo adottato tutte le norme di sicurezza previste, tutti i DPI, per mettere in sicurezza sia i clienti che i nostri dipendenti. Quindi abbiamo adottato mascherine, sanificazione due volte al giorno, guanti, gel, sia per, ripeto, i nostri dipendenti che tutti i clienti che entrano nella nostra concessionaria. Ma più o meno sì, la perdita sarà importante. Attualmente, non lo so, intorno a un 30-40% sicuramente. Poi vediamo, speriamo di poter riprendere quanto prima, anche se non è difficile. Sinceramente non lo so, spero che ci aiutino in qualche modo, come stanno aiutando altri settori. Ecco, quello che ti posso dire da parte nostra è che le case automobilistiche ci aiutano, perché hanno messo in campo moltissimi soldi, moltissime promozioni per facilitare e far venire la voglia, che in questo momento purtroppo non c'è, ad acquistare le macchine. Le case madri ci hanno fornito loro stessi delle direttive di sicurezza da seguire, oltre a quelle ovviamente ministeriali. Ci siamo adeguati, ci stiamo adattando. Renault ad esempio ha istituito la live chat, dove i commerciali praticamente
vengono contattati direttamente dal cliente via web, dove fissano appuntamento, possono fare una videoconferenza e quindi fare direttamente la trattativa live online. E credo che questo, probabilmente, vista la situazione, sarà sicuramente il futuro. Ecco, avremo molta meno gente in concessionaria e molta più gente davanti al PC. Come chiaramente tutti siamo stati chiusi, anche se siamo rimasti aperti come punto assistenza per le emergenze e per le forze dell'ordine. E niente, Subaru ci ha dato un po' di strumenti per poter lavorare, per fare un po' di sconti e riuscire a far ripartire un po' il mercato e dare un po' di movimento all'economia. Ne abbiamo iniziato strutturalmente seguendo tutte le normative, le linee guida, quelle che distanza di sicurezza, schermatura, ozonizzazione per le vetture, di modo che prima del test drive vengano sanificate e poi vengano sanificate successivamente dopo. E questo per il nuovo. Stessa cosa viene fatta per le auto dei clienti quando entrano in assistenza, per tutelare noi e poi per tutelare anche dopo il cliente quando ritira l'auto. E Subaru ci è venuta molto, abbastanza incontro, insomma, direi, come iniziative, sia a livello finanziario ci ha supportato nella scadenza delle macchine, visto il periodo di stop, e poi ora successivamente per la ripartenza, come dicevo prima, per i clienti uno sconto del 12% dal prezzo di listino. Il calo delle vendite chiaramente c'è stato. Dalla riapertura abbiamo avuto, non so se fortuna o il mercato, la gente ha voglia, perché alla fine gente un po' è venuta e qualcosa si è mosso, qualche macchina è stata venduta, anche di clienti, di contratti non prima della chiusura, insomma, ecco, nuovi contratti, quindi la gente forse c'ha anche un po' voglia di muoversi e anche far girare un po' l'economia. Ecco. Prima viene sempre un contatto telefonico tramite appuntamento e poi la gente la invitiamo e viene, poi c'è anche qualcuno che viene, però chiaramente dobbiamo sempre rispettare un po' le normative. Ecco. Sicuramente potrebbe incentivare lo svecchiamento del parco macchine, incentivando ancora di più quello che già magari leggermente c'è, ma non per tutti, quindi sostituire le vecchie auto e agevolare le nuove tecnologie elettriche, ibride, tutto quello che c'è di novità, GPL, metano, che serve anche per l'ambiente. Insomma. Ma allora, noi cerchiamo di adottare nel massimo del possibile tutte le norme di sicurezza indicate dai vari protocolli. Ogni volta se un cliente entra in un ufficio, in una postazione di vendita o dentro una macchina, al momento che esce sanifichiamo tutto con dei prodotti specifici e cerchiamo di tenere la distanza di sicurezza, naturalmente mascherine e quando servono anche guanti. Significano una grossa perdita sia economica che di contatti, di ritmi lavorativi, insomma. Di quanto sono calate le vendite? Diciamo del 100%, nel periodo di chiusura siamo stati completamente fermi. Abbiamo delle direttive da parte delle case madri che sono una linea guida di quello che prevede poi il governo. Dovrebbe fare qualche cosa, perché anche questa è una categoria che fattura tanti soldi, che i margini sono bassi, che dà lavoro a tante persone. A diffondere un dato drammatico sul mercato delle auto in Europa è stata l'associazione ACEA, che negli scorsi giorni ha reso noti i numeri della crisi. L'associazione dei costruttori di auto europei ha rilevato nel primo trimestre del 2020 che il numero di auto diesel immatricolate in tutta l'Unione Europea è sceso del 32,6%. Tutti i mercati europei sono andati in declino, in Italia il calo è di meno 49,8%. Ma sentiamo cosa ne pensano i cittadini. In un momento come questo, potrebbero permettersi un'auto? No, io manco la cassa integrazione mi stanno dando. Come fa a comprare un'auto? È impossibile. Manca la cena fuori, posso andare. In queste condizioni, vediamo se pensa all'auto. Forse posso pensare ad andare al mare, alla spiaggia libera, perché anche l'ombrellone osta, oggi come oggi. Noi a 3 mesi non abbiamo cassa integrazione. Parla un qualche ricco, forse ricchi sì. Noi, cioè io, la classe media che non esiste più, sicché se diciamo medio-bassa, non me lo potrei permettere. Ma nel mio settore, fico ciobarini, dai, per mesi.
E poi vedo anche le banche, sono restie a darti anche soldi, anche se c'è una busta paga, se c'hai avuto dei problemi o non problemi. E sono loro che poi fanno il bello e il cattivo tempo. Io parli di un settore e se non c'è Barini dove vai? Cioè, al di là della scena fuori e tra poco fa, vai in un ristorante un po' meno, meno gravoso, si spende meno, ma le macchine insomma ce l'ho, ma ce l'ho una così, tanto per fare, comprarla nuova non se ne parla nemmeno. L'auto non si può acquistare da anni, e da anni non si può acquistare l'auto, per una gestione dell'auto stessa che prevede una serie di spese per mantenerla che sono fuori da quello che è un normale compenso in busta paga di un operaio. Cioè, l'auto è già un bene di lusso da anni oramai, e anche inutile da un certo punto di vista, perché dovrebbe essere un investimento fatto sui mezzi pubblici, pullman, treni, efficienti per far sì che le persone si spostino da casa al lavoro, perché poi il percorso è quello. Le vacanze si fanno attraverso altri sistemi, possono essere noleggio auto a lungo termine, a breve termine per le vacanze, cioè l'auto come mezzo in cui investire dai 15-20 mila euro in su non è più alla portata di nessun italiano. E certamente questa situazione non aiuta, no? Anche chi vuole... La situazione, oltre a non aiutare, non attira nessun tipo di investimento, e possa essere l'auto, ma nemmeno con gli incentivi. L'auto elettrica anche è in difficoltà perché ha dei costi ancora troppo alti. Questo è un momento in cui nessun tipo di investimento può essere previsto, credo, nell'80% della popolazione italiana. Io parlo di popolazione italiana, non so gli altri stati, ma credo abbiano le stesse identiche problematiche che abbiamo noi. Ma io personalmente per il momento non ho bisogno dell'auto. Capisco che è un momento particolare, quindi il mercato dell'auto avrà una grossa flessione, e probabilmente chi vuole comprare l'auto ci sta che trovi anche delle occasioni. Servirebbero degli incentivi secondo lei dallo Stato? Gli incentivi delle rottamazioni sarebbero l'ideale, non solo per l'auto ma anche per gli altri mezzi di locomozione. Magari anche degli incentivi per quanto riguardano auto elettriche, ibride? Anche motocicli magari, ecco, penso questo. Però ecco, vista la situazione sembra un po' difficile, no? Che il mercato italiano ora come ora possa riprendersi, visto che in molti, come abbiamo sentito anche questa mattina, sono in difficoltà o comunque non pensano minimamente a comprare un'auto, vista la situazione. Beh, sicuramente quella è una nicchia che verrà colpita principalmente da quelli che dovranno comprare l'auto anche per bisogni di lavoro, nel senso che probabilmente lì sarebbe necessaria una misura differente dall'uso privato, ecco.